realizzare la nostra fit cheesecake ci servirà un coppa pasta, eccolo qui, poi un pentolino antiaderente per realizzare il nostro porridge, 20 g di fiocchi d'avena e poi per una fonte proteica in più ci serviranno Real Whey 100% Whey Protein gusto naturale qua, però voi potete usare anche il latte. Rientrata a casa e le mie condizioni dicono tutto, cioè fa un caldo che si muore, infatti mo mi vado a quanto so bella rossa, mi vado a pappare un po' di anguria perché io non ce la posso fare. Sono appena andata, grazie, vede, sono appena andata al supermercato a fare la spesa, di nuovo mi pappo l'anguria, eccomi qua, quindi adesso mi pappo l'anguria, ma no, ho fame, cioè più che altro che fame, sto troppo accaldata, quindi ho bisogno di qualcosa di fresco. Sono andata a fare la spesa, vabbè non ve lo faccio vedere in questo video perché non pensavo di fare un vlog, però ho detto vabbè, mo lo faccio così, io quindi lo svuoto dalla spesa e ho fatto un video a parte perché ho trovato un po' di cosine al supermercato, cioè devo dire la verità, sempre le solite cose, però ho trovato alcune cose pure vegetali perché vorrei fare un video. Penso che ancora non uscirà quando vedete questo video, perché vi devo fare un po' di ricette anche per chi è intollerante al lattosio, le uova, tutte queste cose così.
Infatti volevo fare proprio un video vegano oppure vegetariano, ma vediamo un po'. Quindi penso più vegano, ma non lo so. Comunque adesso io mi pappo l'anguria e poi dopo vado a rassettare tutta casa perché ho un casino veramente, quindi devo riordinare. Vabbè, ormai sapete il mio amore per il bolero, sto provando questo qui a frutti di bosco. Cioè, guardate la bottiglia quanto è bella. Adesso la proviamo insieme. Non ci fate caso alle mie condizioni, ma fa caldissimo. Buono, wow, questo freddo. Adoro. Comunque, questo qui è la seconda bottiglia della giornata. E sono appena mezzogiorno e un quarto. Fa caldo. Allora, sto iniziando a cucinare, vi faccio anche vedere tutto il caos che tengo. Allora, oggi mi papperò diaframma di bovino, poi, ieri sera, dove stanno? Stanno sempre qui, mucati tutto, bene. Vabbè, ho i fagioli borlotti che li ho aperti ieri sera, quindi li finisco, quindi questo è un po' pure smaltimento frigo. E poi insalata. Io questa insalatona la amo. Se non l'avete mai provato, vi consiglio di provarlo. Vedete questo sughetto? La cosa più buona al mondo, veramente. È troppo, troppo, troppo buono. Infatti, ecco, tra poco lo giro. Poi già ho già anche sciacquato i fagioli borlotti, che li unisco con l'insalata, con un filo di olio, e poi dopo vi faccio vedere tutto. Intanto. Mentre aspetto per asciugare i piatti, mi faccio un bel caffè Borbone che dopo pranzo ci sta sempre. Ditemi che non sono l'unica che gli piace cucinare ma odia lavare i piatti, cioè, ho fatto solo il pranzo. Bene. Sono appena rientrata a casa, infatti mi sono andata a fare una bella passeggiatina, mi sono presa pure un po' di sole, sto morendo perché fuori non si può stare. Come avete visto, ho saltato la merenda perché non avevo fame, infatti mo penso che mi mangio una pesca perché ho fame. Veramente ho fame e poi dopo pensiamo un po' alla cena. Sicuramente una nuova ricettina perché sono indecisa tra due cose, quindi adesso vediamo un po'. Adesso mi mangio due pesche, le sciacquo prima, logicamente. Comunque, ci tenevo a dirvi che tutti i miei pasti della giornata con Macros e tutto trovate tutto giù nell'info box, quindi mi raccomando, aprite sempre l'info box. Eccoci arrivati con la cena. Allora, stasera andremo a fare un po' un pancake salato. Allora, è tardi, quindi perché mi sono messa un po' al computer e volano le ore, io non mi rendo conto. Allora, stasera andiamo a provare questa farina gusto barbecue di MGO, così vi faccio anche sapere com'è. Volevo aggiungere anche delle zucchine, però sono sincera, mi scoccio di mettermele a pelare e tutto, però voi potete anche aggiungercele, le tagliate a julienne e ce le mettete nell'impasto. Poi ci servirà l'albume. Userò due uova e il telefono che squilla. Ritorniamo a noi e poi userò il mio classico bicarbonato e aceto di mele per la lievitazione. Sapete che è la mia accoppiata vincente, quindi utilizzerò loro. Adesso andiamo a prendere ciotola, bilancia, tutti gli ingredienti, pesiamo e andiamo a fare il nostro pancake salato perché sto morendo di fame.
Allora, voi sapete che io vado molto ad occhio, quindi aggiungo un altro po' di albume, giusto? Altri 100. Comunque vi devo dire che questa farina si sente tantissimo di barbecue, non so se l'avete mai provato, provate le croccantelle al bacon, cioè uguale, adoro. Ecco, qui forse ho messo un po' di albume, ma mi serviva la fonte proteica. Adesso vado a mettere tutto in una padella antiaderente, copro col coperchio e aspetto che cuoce. Ma quanto posso essere sbadata stasera? Mi sono dimenticata il bicarbonato con l'aceto. Bene, Giulia, brava! Sei molto attiva stasera, devo dire la verità. Cioè, guardate come si è gonfiato. Poi è morbidissimo ed è buonissimo perché praticamente nel girarla si è attaccato tutto qua. Mi devo comprare una pentola antiaderente un pochino più grande. Comunque si è attaccato tutto là e quindi l'ho provato. Mamma mia, io pensavo che aggiungendo un po' di albume in più si andava a camuffare l'odore, il sapore. Madonna, mamma mia. Quella è approvata. Appena finisco qui, io che finisco di mangiare, sicuramente faccio l'ordine su MG, sicuro. Eccoci qui. Adoro. Cioè, guardate che spettacolo. Cioè, è uno spettacolo, ma poi è morbidissimo. Andiamo subito con il topping. Per il topping userò Philadelphia Active. Qui sapete che io la amo e poi un po' di affettato di petto di pollo, spero che si vede perché sono dall'altra parte. Comunque semplice, pancake approvate, c'è cioè la farina è buonissima. Scusate le condizioni, cioè guardate qui, io sto sudando. Adesso mi tocca fare la cucina, rassettare tutto 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 tutto. Quindi io spero che questo video, che non doveva essere un vlog ma doveva essere semplicemente un what it in a day, si è trasformato in un vlog, ma va bene così perché sapete che io quando faccio i video mi perdo, mi perdo, mi perdo, mi perdo. Nulla, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.